Vercelli, pomeriggio di domenica 11 dicembre 2022. Sono nella piazza Cesare Battisti, che è la piazza della mia scuola elementare. Da bambino arrivavo qui da solo, perché la casa è vicina, fin dalla prima elementare da solo, e entravo nella scuola che è lì. Io non sono tanto capace a girare il telefono in modo da far vedere le cose intorno, e questo video fatto a rovescio ingrandisce troppo. Io vorrei la mia faccia più piccola, che si vedesse dietro, ma non riesco, non ha uno zoom o qualcosa, non lo so. Sono un po' raffreddato e anche nei due denti. Dovrei andare dal dentista domani mattina, ma gli mando un messaggio per rimandare, anche se mi scoccio un po', perché stare più tempo senza... è schifo. Stare più tempo senza i due denti è un rattoppo, perché bisognerebbe fare un lavoro molto più radicale su tutta la bocca, ma costa veramente troppo, veramente troppo. E sono prezzi inavvicinabili. E quindi rattoppiamo finché si può qualcosa. E non posso andare domani mattina dal dentista a fare questo riattaccamento di due denti, perché col raffreddore, il naso che cola, ogni tanto starnutisce, e non si può andare dal dentista col raffreddore. Col raffreddore potresti andare da un podologo, sono mai stato da un podologo, ma so che esiste. Da un podologo potresti andare col raffreddore, perché c'è molta più distanza. Il naso è qui, il piede è lontano, poi io sono alto, è ancora più lontano, quindi da un podologo puoi andare col raffreddore. Da dentista no, perché il naso e la bocca sono troppo vicini e fa casino, e ti viene da starnutire, poi ti cola il naso mentre c'è. Fa già abbastanza schifo in sé tutto questo lavoro in bocca, c'è ancora. No, no. Non si può andare con il raffreddore dal dentista, secondo me. Quindi bisogna rimandare. E intanto qui a Vercelli, in questa strana casa inquietante di Vercelli, silenziosa ma nello stesso tempo piena di rumori allarmanti, di fruscii, schiocchi, colpetti, anche di notte e anche di giorno, a delle case intorno, ma le strade invece sono lontane e quindi non si sente il rumore del traffico, a meno che passi, non so, un motociclista di quelli che fanno ma se no non si sente, c'è proprio silenzio, che è una cosa apprezzabile, ma mette in evidenza tantissime cose. Per esempio, nelle case intorno ogni minimo movimento, anche lì sui balconi, e il mattino le tapparelle alzate, lo sento tirare su le tapparelle, vroom, sale su una tapparella, alle ore più svariate, soprattutto di domenica. Mi è sempre dato angoscia il rumore della tapparella che si alza, ed è difficile spiegare il motivo. Non è una questione, non è che io amo la notte, il buio, e quindi la tapparella si alza, entra la luce, e questo, io amo la luce, quindi se sono io che alzo la tapparella della mia camera va benissimo, però questo non succede quasi mai, perché io non la abbasso. Nella nuova casa in cui abito, sì, no, al 1000 per 1000, sono sicuro, nella nuova casa in cui abito da 2 anni e mezzo quasi ormai, in camera da letto la tapparella non è mai stata abbassata. Sono entrato nella casa, penso che funzioni, ma non l'ho mai collaudata. Non è mai stata abbassata, perché io non trovo nessuna ragione per abbassare le tapparelle, mai. Quindi nella mia camera il problema non si pone, nella mia casa il problema non si pone. Ma questo salire delle tapparelle altrui è come, è qualcosa che comincia, no? E ci pensavo stamattina, anche se è una brutta cosa, ma tu, chi se ne frega, tutto è brutto, Ben. E lo percepisco come
L'accampamento nemico che si sveglia e costringe anche me alle armi. L'accampamento nemico che si sveglia e costringe anche me alle armi. Le cose cominciano, le ostilità cominciano, devo fare qualcosa. Però anche così non dice tutto. Poi non è nemmeno vero che io interpreti la vita come tutta questa ostilità, eh? Sono sensazioni. E certo la casa è abbastanza angosciante, no? Poi c'è mia madre che è veramente molto molto strana, insomma, no? E comunque ci sono cose anche che non si superano, voglio dire, io ho 70 anni ormai, mia madre è 93, eppure quando sono in quella casa io mi sento completamente bloccato, non riesco a lasciar fluire neanche i pensieri, neanche i sogni sono una mia grande compagnia, quindi non lasciarli fluire incrementa molto la solitudine, eppure è come se io fossi lì immobile in attesa di essere giudicato, in attesa di ricevere ordini. Sì, una cosa che ho risolto allontanandomi, ma non è risolvibile con lei, perché lei è così sostanzialmente. E stamattina sono uscito un poco mentre non c'ero è sceso mio cognato dal piano di sopra e ha lavato 4 piatti che c'erano. Poi dopo abbiamo telefonato mia sorella sopra e ho detto ringrazia che ha lavato i piatti. E poi ho detto a mia mamma, è stato gentile Roberto a lavare i piatti. E lei fa, è una donna mancata. Io dico, donna mancata, non donna mancata, ma insomma a me ha fatto piacere che lavassi i piatti, lo ringrazio quindi. Ah, perché vuole mettere il naso dappertutto, il naso nei piatti. E ho detto, beh, comunque a me ha fatto piacere perché a me lavare i piatti non piace. Mia madre, lo so che a te non piace, tu avresti avuto bisogno di una donna, motivazione, perché non amo lavare i piatti, non per altri motivi. E d'altronde se ti fossi accontentato di una donna ce l'avresti ancora. Sì, ma non è esattamente così che funziona. Vabbè, tante altre cose, insomma, c'è una totale incomunicabilità su quasi tutto, no? Lei rappresenta sì, un po' la borghesia. Lei rappresenta il giudizio tassativo di colui che non sa. Ora, è fastidioso anche il giudizio di colui che sa, perché comunque il giudizio è sempre fastidioso, ma il giudizio sicuro e tassativo di colui che non sa è fastidioso, è abbastanza inchiodante. Io non so, ogni volta che provo a parlarci, niente, mi fa solo girare le palle. Anche mia sorella ha la stessa impressione, finalmente ci siamo un po' chiariti su questo. E quindi c'è molto silenzio. Perché c'è molto silenzio anche a livello di parole? Perché fondamentalmente le cose che starebbero a cuore a me, quindi di cui potrei anche parlare, sarebbero come perle ai porci, ma non susciterebbero soltanto disinteresse, susciterebbero proprio cattiveria forte, no? E quindi perché dovrei esporre mie cose, miei sentimenti a una cattiveria? Quindi già a volte sbaglio parlando di qualcosa e ne pago le conseguenze. Comunque, vabbè, adesso sono un po' uscito qui in questa piazza e nella notte, un pochino anche nel giorno, ho quasi finito, mi mancano 20 pagine, finito di leggere il libro di Ilaria Palomba, Vuoto, che è un bel libro perché lo è. È un libro trasparente, è un libro che fluisce sincero, è un libro che non è inquinato da ambizioni, anzi parla anche di questo, che non significa che non sia un libro scritto bene, con talento. La questione, anche qui la questione è molto,
è molto complessa, no? Viviamo in tempi oscuri da questo punto di vista. A un certo punto l'autrice stessa dice: non sono più i tempi di Calvino e Pavese, al di là degli esempi scelti, ma ci sono tempi di, non mi ricordo più, di mimesi, di sete di gloria vana, di costruzioni così. Ed è vero, perché c'è stata anche molta malafede forse su questo, non soltanto ingenuità e stupidità. È vero che per scrivere bisogna saper scrivere, così come per parlare bisogna più o meno saper parlare, e per fare qualsiasi altra cosa bisogna saperla un po' fare. Però quel sapere non è la cosa che costruisce il messaggio. Saper scrivere non è la cosa che costruisce il libro, che costruisce ciò che si dice. Non lo so, detto così sembra banale, ma invece secondo me è molto importante, nel senso che ci sono persone, sensibilità, chiamiamoli talenti, che vedono di più o vedono altro, o hanno da esprimere, da comunicare. E allora bisognerà anche pure che si impari un tot di scrittura, anche se è importante, ma non è la cosa più importante. Si potrebbero fare dei libri meravigliosi anche con 1000 parole, no? Dicono: ah, il lessico povero. Non è assolutamente il caso di Ilaria Palomba, che invece ha un lessico alquanto ricco. Ma si potrebbe, perché l'essenziale è che tu scriva, perché altrimenti muori. Questo è un esempio anche che fa lei. E invece viviamo in un tempo di scuole di scrittura, e qui mi verrebbe a dire, con tutto il rispetto per le scuole di scrittura, però mi sono anche un po' rotto il cazzo di tutto questo rispetto. È chiaro che rispetto le persone, però la scuola di scrittura, finché era nel suo piccolo, nel gioco, quando la fa un amico, un'amica, in un locale di Torino con 4 sciamannati. Ho fatto anch'io una volta un laboratorio di poesia in cui più che altro ho fatto leggere, ma poi l'ho fatto una volta sola, perché comunque non ci credo tanto, in effetti. Non puoi fare le cose in cui non credi. Ma quando incominci ad accorgerti che nei più alti premi mondiali e anche i Nobel, biografia del premio Nobel, ha studiato scrittura, ha tenuto una scuola di scrittura, è uscito dai laboratori di scrittura, e poi leggi e io trovo che siano delle baggianate, lo dico. Cioè, chi lo intraprende come un mestiere dice: ma cosa faccio? Ma potrei fare il medico, rende, ma è un po' noioso, poi responsabilità. Potrei fare il muratore, faticoso. Potrei fare il bagascio, ma magari poi mi vengono le emorroidi. Potrei fare il carpentiere, insomma, però potrei fare l'ingegnere, faccio uno studio. Cosa faccio? Faccio lo scrittore. Adesso studio da scrittore. E non funziona, non può funzionare, perché scrivere è una cosa tragica, è una cosa violenta, è una cosa forte. E lo fai per non morire. Io non ho più nessun pudore a dirlo, perché è vero, insomma, bisogna. Cioè, basta con tutte queste attenuazioni, ma sì, ma è un gioco, ma facciamo così, cos'ha, pure scriviamo per far piacere ai bambinetti, ai vecchietti, alle mammine, alle ziette, è tutto bello, gne, 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 gne. No, la scrittura, la poesia, l'arte fanno male, sono bellezza, ma bellezza che fa male, che può anche far morire. Guardate quanti scrittori, artisti hanno avuto delle vite terrificanti, se non tutti, perché qualcuno è riuscito a bilanciare meglio le cose, un po' per lui. Ma fondamentalmente non è una cosa pacifica l'arte, non è una cosa edificante, non è una cosa che serve per la pace nel mondo, per l'amore fra tutti. No, l'arte non serve per la pace del mondo, per l'amore fra tutti, ma per carità, non serve neanche ad aiutare gli altri, se non dando sensazioni, bellezza, bruttezza, facendo vedere. Io, una poesia di tanti anni fa, ho detto: il mio compito è puntare il dito e dire guarda,
perché io non invento niente, ti faccio vedere, io ho visto quella roba lì, guarda. E non sarà solo questo, ma è importante, ecco. E quindi il libro di Ilaria Palomba, al di là di tutti i contenuti, che è un libro ricchissimo, poi ovviamente io sono più preso dai libri in cui mi specchio anche in parte, senza identificazioni perché si è tutti diversi, ma... e quindi per questo esito anche a fare recensioni, anche questa mania, la presentazione, la recensione, sì, capisco che a tutti possa fare piacere, anche alla stessa Ilaria Palomba, penso che fa piacere se fanno delle presentazioni del libro, qualche presentazione ho fatto anch'io dei miei libri, qualche volta, ma raramente ho scritto su libri altrui, ma mi viene poco perché alla fine è sempre un discorso personale, io non sono un critico, cioè non può essere anche un buon mestiere quello della critica, ma non è il mio e quindi cerco di non farlo, no? Devo dire, ma questo stilema si ricollega alla modalità di... Sì, vabbè. Cosa vogliamo fare? L'analisi di quale, se usa più o meno aggettivi, se quali, a quale corrente è riconducibile. Ma sì, si può fare, per carità, come si fa la storia dell'arte, con le varie correnti, periodi, si può fare anche in letteratura, non sto mica dicendo, non sto demonizzando questo. Sto dicendo che comunque io non sono in grado di farlo, sia per mancanza di conoscenze, perché ho studiato poco, perché avevo sempre altro da fare. E quindi comunque questo libro, che è a mio avviso semplicemente molto ben costruito, si legge molto bene, fluisce, soprattutto questo è quello che posso dire io, è qui. E non è riducibile, riconducibile, non si presta a costruzione di un senso, cioè, come dire, vuol dire questo, significa questo, quindi anche infatti quei riassuntini che fanno, anche quelli sono necessari, per carità, ma niente, non si presta a riassuntini e non si presta neanche a una descrizione organica del contenuto, perché tutto è disorganico, perché così è. D'altronde pensavo appunto un po' leggendo il libro, un po' leggendo la mia vita, un po' leggendo il mondo, perché c'è anche questo che faccio e che quindi rende un pochino più, un po' raffreddato, rende un pochino più inattendibili le mie eventuali recensioni, perché quando leggo un libro non leggo mai quel libro, sì, cioè lo leggo, ma sono lentissimo. Questo libro di Ilaria è particolarmente ben leggibile, cioè mi ha preso molto e quindi l'ho letto in letto, mi mancano ancora 20 pagine, però insomma su 280, 20 pagine sono a buon punto, e l'ho letto in 10 giorni, quindi un libro di 280 pagine è 10 giorni, ma io lo leggo in 2 giorni, ma io lo leggo in un pomeriggio, ma per me averlo letto in 10 giorni è già un record, perché... Io leggo lentissimamente, perché quando leggo un libro, leggo quel libro, leggo il mondo, ogni frase evoca pezzi di mondo e io mi ci perdo. Leggo me stesso, sì, anche egocentricamente forse, ogni frase, se è un libro buono, se no, evoca pezzi di me ed è lì che si entra in comunione con il libro. E questo ogni volta mi perdo in uno scenario, in un mondo parallelo che magari una frase mi ha evocato e io scivolo dentro. Allora, se questo succede una volta per pagina, forse non succede una volta per pagina, ma e ogni volta ci scivolo dentro per un'ora, già solo questi scivolamenti in un libro di 280 pagine prenderebbero già solo gli scivolamenti 280 ore. Magari non proprio così, ma per rendere l'idea. E d'altronde a me piace leggere così, cioè devo lasciare fluire tutto ciò che il libro mi fa fluire. Non è dico, adesso vado avanti, ton 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 ton, pagina. Certo, così ho letto molto meno nella vita, Ci sono un'infinità di classici che non ho letto, anche di libri citati dalla stessa Ilaria Palomba, ce ne sono tantissimi che non ho letto e di alcuni adesso mi ha messo la curiosità. Almeno un paio
che cita parlandone, dice delle cose che mi hanno messo la curiosità e mi sa che ti cercherò. Altra funzione dei libri è spingerti verso altri libri, sono tutte cose bellissime, è tutto collegato, è tutto bellissimo, è bellissimo questo pomeriggio qui nel cielo azzurro della piazza delle mie scuole elementari a Vercelli, ed è tutto così diverso, insomma. E poi anche l'identificazione, che non significa essere uguale, significa rispecchiarsi. Ecco, c'è anche un bel discorso sul rispecchiamento in quel libro che mi ha... Ecco, un altro effetto è che un libro ti ispira a cose tue. Mi ha ispirato una poesia che ho scritto stanotte, parlo proprio del rispecchiamento, vedendo il concetto di rispecchiamento che esprime Ilaria Palomba nel suo libro. Ho pensato che io e una ragazza ci siamo specchiati l'uno nello sguardo dell'altro, o così mi è parso. Ed è una cosa così rara, così prodigiosa, che ti fa esistere. Dici, ma se ti fa esistere dovrebbe essere frequente. Ma no, infatti la maggior parte delle persone mica esistono. Ma per questo è un discorso più complesso. E poi un'altra cosa... In altri punti si parla di vita, ma quando entra la parola vita... È tutto molto vago. E pensavo ancora, questo non so se c'entra ancora con il libro, ma che tutto il nostro agire, anche il mio parlare in questo momento, anche lo scrivere di tutti coloro che hanno scritto qualcosa, il pensare, l'essere, il fare due chiacchiere al bar, proprio a tutti i livelli, è sempre un analizzare, un decostruire, uno scomporre, no? Cioè cerchiamo di... C'è di questa cosa e noi cerchiamo di scomporla un po', di capirla, oppure al contrario di ricomporla, di prendere questi pezzi, metterli insieme, ed è l'unica cosa che possiamo fare a livello razionale, e forse conta poco, perché invece a livello emotivo succede qualcos'altro che non si compone, non si decompone, ed è anche per questo che io non credo, io e poi... Non credo molto nei procedimenti spirituali, che siano cristiani, buddisti, induisti o qualsiasi altra cosa, perché è tutto troppo diverso, troppo... Non lo so, comunque quello che volevo dire non era neanche questo, che è comunque molto opinabile, ma più semplicemente che è tutto necessariamente incompiuto e velleitario, perché... Se noi decomponiamo, no? Io mi analizzo, anche noi stessi, apro questa porta, schiudo lì, o il mondo, entro lì, apro questo pezzo, stacco, e posso arrivare fino ai pezzetti piccoli, posso cercare di, per fare un paragone con la fisica, arrivare ai... Come si chiamano le puttanate più piccole? Quando? Sono particelle che adesso mi pare si sia arrivati a capire che le particelle di energia e materia sono la stessa cosa, quelle più piccole, insomma, vabbè, quelle robe lì. E poi niente, perché qualunque, per tanto che io scomponga, rimane sempre una composizione un po' fantasiosa, un po' con il mio sguardo, la mia impronta, perché se scomponi tutto non c'è più niente, non è nemmeno concepibile. La decomposizione è comunque sempre parziale, anche la putrefazione di un corpo non è una vera decomposizione, non lo è del tutto, se lo fosse non potrebbe nascere più niente. Se da un corpo decomposto nella terra nasce un filo d'erba, non è stata una vera decomposizione, sono stati spostamenti che in fondo non ci dicono niente o quasi niente, e quindi non c'è, alla fine non c'è la verità, è tutto un comporsi e scomporsi fino a... Con tutto ciò cercarla è interessante. Adesso sono un po' divagato su questo che neanche volevo. Guarda qui che bell'albero, bello, insomma, è un albero.
Qui c'è il monumento ai caduti di qualche guerra, e là c'è la mia scuola elementare, che è ancora scuola elementare, la permanenza, in questo caso permanenza, dopo cominciare a frequentarla nel 59, prima elementare nel 59, ed è ancora lì, ed è ancora scuola elementare. Cosa voleva dire tutto questo? Niente, possiamo inserirlo nella grande categoria degli sproloqui. Sono uscito, perché pur essendo raffreddato, respiro meglio fuori casa, insomma. Adesso non fa freddissimo, nel primo pomeriggio c'è il sole, poi tutti dicono che fa freddo, ma anche lì ci sono le follie contemporanee. Il grande freddo, temperature vicine allo zero a dicembre. Cazzo, chi l'avrebbe mai detto? E vabbè, ne sono giù due fiocchi di neve, la grande neve, insomma, cioè, forse una conseguenza anche di questa perdita di essenzialità, cioè il linguaggio strillato dei media e tutti questi inganni c'entrano anche con le scuole di scrittura, dove tu devi colpire, tu devi avere successo. Allora cosa vuoi scrivere se sei un giornalista? Ragazzi, è dicembre, ci sono 0 gradi in pianura padana, e il lettore dice vabbè, e allora che c'è di strano? No, tu invece devi dire grande freddo sulla pianura padana, temperatura vicino allo zero. E allora se uno ci pensa, lo stesso dice, vabbè, appunto, e quindi? E quindi c'è qualcosa di molto profondo che emerge più sempre sul piano emotivo, e quindi poi emotivo è anche una parola limitante, qualcosa di più comunque, è qualcosa che passa in luoghi che poi arrivano a poter essere descritti con le parole solo in parte e in maniera mutilata, monca, eppure quello che possiamo fare, che a volte ci salva, a volte no, e quindi sì, alla fine anche questo libro di Ilaria Palomba, lo trovo veramente molto bello, bene scritto, quello di Elisa Schinina, che ho letto, che ho preso la presentazione a Saluzzo, è più, come dire, didascalico, su uno studio di una patologia, e anche quello comunque è un gran bel libro, importante, si fa cosa hanno in comune, vabbè, non si può dire cosa hanno in comune, adesso cioè si potrebbe, ma non lo voglio dire. E anche con gli scritti di Cristina, la Cristina di cui nella poesia scritta stanotte dico che sempre ad arbitrio mio, lo dico, tutto quello che dico è ad arbitrio mio, che ci siamo specchiati gli uni negli occhi dell'altro, cioè che io mi sono riconosciuto nel suo sguardo, che è la cosa che ti fa essere, no? Io mi sono riconosciuto nel suo sguardo e lei si è riconosciuta nel mio. Io ho avuto questa sensazione da certi momenti vissuti insieme, bisognerebbe che lo confermasse lei, bisogna sempre stare molto attenti a non dire le cose per conto di altri, soprattutto se questi altri non hanno più la possibilità di fare una replica, non in questo mondo, ecco. Però io ho avuto fortemente questa sensazione, anche i suoi scritti, che certo sono quantitativamente molto minori e sono completamente ancora diversi, perché sono quasi tutti di pura emotività, essenzialmente di poesia, e sono poi accanto ai disegni, ai dipinti, ma nella loro essenzialità dicono tantissimo, e tutti dicono, ma chi dice non ne esce illeso,
chi veramente esprime qualche cosa non esce illeso, magari riesce a cavarsela, magari campa fino a 90 anni, non sto dicendo che tutti debbano suicidarsi a 30 anni, anche se accade, o magari un po' più oltre, insomma. Anche Cesare Pavese si è ucciso un po' più in là negli anni, ma neanche poi tanto, e infiniti altri. E quindi questi suicidi, ma anche chi ha fatto una vita da emarginato, prendiamo Sandro Penna, un poeta secondo me molto valido come Sandro Penna non si è ucciso, però ha finito la vita completamente da emarginato, no? E allora tu dici, ma questi sono dei coglioni, non hanno avuto nessun successo, quelli bravi sono quelli che hanno avuto successo, che hanno preso i premi, che sono entrati negli ambienti letterari. Ma il problema è proprio lì, che l'avere qualche cosa di veramente tagliente, forte, che ti preme dentro, che è indispensabile che tu tiri fuori, ti mette in una situazione per cui non hai il tempo di entrare negli ambienti culturali, non hai il tempo di andare a farti le scuole di scrittura, non hai il tempo, il modo, l'energia, non puoi, perché hai altro da fare. E insomma, poi ci sarà sempre l'eccezione, perché magari quello che insomma è multitasking, però è molto difficile. Insomma, sostanzialmente è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un poeta entri in un'accademia, ecco, di qualsiasi tipo. Questo è vero, ed è sempre stato vero in fondo, anche se con variazioni nei vari tempi. Ilaria nel suo libro rimpiange un po' i tempi di Pavese e Calvino, cita Pavese e Calvino, in cui c'era forse più, chi lo sa, poi c'erano loro che avevano qualche cosa di importante da dire, e anche loro non uscivano indenni. Anche Calvino deve aver sofferto molto, e Pavese è morto suicida, e tuttavia magari, a differenza di altri oggi, avevano come un po' più di attenzione da parte dell'editoria, del mondo culturale. Insomma, Pavese e Calvino erano inseriti in qualche modo nel mondo della cultura, non so come dire, ufficiale dell'Italia, e non solo. Al momento della morte Pavese era uno scrittore, potremmo dire, quasi di successo, insomma, però si è ucciso ugualmente. Forse questo intende Ilaria, che adesso invece veramente c'è una maggior polarizzazione, si può dire così, cioè nella cultura ufficiale, nella cultura alta, nella cultura dei libri che si vendono, del commercio librario, e anche negli altri campi, entrano esclusivamente dei lacchè. Entrano quasi, mettiamoci il quasi, perché il quasi va sempre messo dappertutto, no? Per non essere apodittici, la verità assoluta. Entrano quasi esclusivamente dei mediocri, dei lacchè, degli arrivisti, delle persone che pensano che si diventi scrittori facendo gli esercizietti nella scuola di scrittura ed diventando magari anche amici del professore, insomma, come nelle altre sciocchezze umane. E quindi, insomma, ho fatto sta passeggiatina in piazza Cesare Battisti, molto solitaria in questo momento. Adesso è passato uno in bicicletta, ma domenica pomeriggio Vercelli è un posto abbastanza tranquillo, soprattutto in certe zone. E non ricordo più cosa ho detto sicuramente troppe cose. Volevo andare domani dal dentista, perché io se ci vado veramente, cioè, dà un po' di disagio, no? Perché il Servizio Sanitario Nazionale non passa l'odontoiatria? Cioè, voglio dire, l'Italia non,
È sbagliato dire che l'Italia è il paese più schifoso del mondo in servizio sanitario nazionale. Non è vero, ci sono delle eccellenze, soprattutto in casi gravi, in casi importanti. Ci sono anche delle cose che funzionano, però ci sono invece alcune cosette, alcuni dettagli che sono come tagliati fuori, e invece in altri paesi no. C'è un amico francese mi diceva che, non so poi se è vero, ma che in Francia i denti te li sistemano a spese del Servizio Sanitario Nazionale. In Italia proprio no, cioè al massimo te ne cavano uno, e anche lì con lunghi tempi d'attesa. Ricordo che mia amica, sempre lei, Cristina, la ragazza, non ha fatto in tempo poi a farselo togliere quel dente, se n'è andata prima. E comunque per togliere un dente, che quindi è un'operazione insomma non proprio delle più, non è come fare un'impiantologia di tutta la bocca, ricostruire la bocca, sistemare 18 denti, dei ponti, no, cavar via un dente di brutto, più di un anno di attesa. Questo fa un po' schifo, no? Cioè vuol dire che i denti non interessano, e poi i denti hanno la loro importanza. Dal punto di vista funzionale io faccio fatica a masticare con tutto sto casino di denti che non funzionano in bocca, ma per cui probabilmente mangio anche meno, il che potrebbe anche essere un vantaggio alla mia età, perché in Occidente si mangia sempre e comunque troppo, quindi mangiare meno può essere anche un vantaggio. Poi anche per la proprio riconoscimento facciale, no? Voglio dire, sì, una volta era normale, c'erano i vecchi con pochi denti in bocca, no? il sorriso del vecchio, un dente qui, uno qui, uno qui. Però oggi la situazione probabilmente è un po' diversa, per cui a me restare così con due denti davanti in meno mi romperebbe un po' il cazzo. E infatti vado dal dentista che mi dice il sistema, o un dentista filantropo, uno che si fa pagare abbastanza poco, però non è comunque cioè comunque lo devo pagare io, non c'entra neanche per un decimo il Servizio Sanitario Nazionale, tutta roba che ti devi fare tu, e insomma almeno i denti davanti, no? C'era anche la canzoncina dello Zecchino d'Oro che mi sembra fondamentale nell'attestare l'importanza dei denti davanti, quindi cioè, fammi crescere i denti davanti, te ne prego bambino Gesù. E ora crescere a una certa età poi non crescono più, crescono solo una volta quando si è bambini. E poi non crescono più, e non il bambino Gesù, ma il Servizio Sanitario Nazionale una pezza ce la potrebbe mettere. E quindi sono partito dai massimi sistemi, sono arrivato all'odontoiatria spicciola, e non ha nessuna importanza. Adesso mi faccio ancora due passi, nonostante il raffreddore, anche questo poi schemi, magari mi dico, ma scusa, cioè, sei raffreddato ed esci, stai in casa al caldo, ma in casa al caldo io respiro meno bene che qui, adesso qui si respira bene, qui, in questo momento qui si respira bene, anche da raffreddati. E va bene. Ma io non riesco mai a concludere, perché non c'è mai una conclusione, non esiste nessun discorso che abbia una conclusione, secondo me, proprio per quello che dicevo, forse è la stessa cosa di quando dico che quando leggo i libri ci metto un sacco di tempo, perché ogni pagina di un libro mi manda a 100 cose, no? Se è un buon libro è quello che in ogni pagina mi evoca 10 cose di me stesso, 10 cose del mondo, 10 cose di fantasia, per cui io su quella pagina ci potrei stare un giorno, lettura lenta. E la stessa cosa è quando dico i miei stessi sproloqui, anche questi sproloqui, qualunque cosa io dica ci si potrebbe agganciare qualcos'altro, a un certo punto bisogna darci un taglio, e quindi scegliamo, sto telefono c'ha qui i minuti, adesso anche questo non ha nessun senso, ma tanto per fare cifra tonda adesso gli diamo un taglio a 40 minuti, che sono tantissimi, siamo a 30, tanto vedo se riesco a farvi vedere le mie, ecco sono quelle lì, quella è la mia scuola elementare, e nel frattempo abbiamo fatto, guarda che bel cielo blu c'è in questa domenica di dicembre a Vercelli, ieri invece è piovuto, il tempo così, vabbè, adesso parliamo del tempo. Gli ultimi 10 secondi per i saluti, statemi bene, in gamba,
e arriviamo quindi ai 40 minuti.